Signore e signori, ecco a voi con grande piacere che vi presento Beppe Braiba. Buonasera. Buonasera Beppe, benvenuto. Mi sono portato la gnocca. Buonasera. Grazie, grazie di questo bel applauso da camera ardente. Riuscite a fare qualcosa di meglio? Forse. No, io forse io forse tu mi rimani da ho dei cugini a catere, credo. Però nella tomba? No, stai calmo che passa, stai calmo. Vieni qua, c'è, così ti vedono tutto il tuo splendore. Sono arrabbiato. Ma davvero tanto, se ti trovi forse, andiamo. Ok, dai, vado a presentare il tuo compagno d'avventura, sì. Tu sei molto. Sei molto contento della sua presenza stasera qui. Eh beh, certo, l'ho portato lui. Ecco a voi Fabrizio Brignolo. Si è permesso di portare. Buonasera, buonasera. Un accompagnamento. Oggi ho portato due ragazze così. Erano proprio quelle bellissime, insomma. Così? Sì, sì, mi sono accontentato. Buonasera, cioè non vorrei che scattassero delle foto a te con ste due occhi e io con lui. Cioè, è meglio terminarsi, è meglio terminarsi, hai capito? Se no facciamo... Adesso è lento, va. Andiamo in giuria, andiamo. Un abbraccio a tutti i nostri ospiti. Ma si paga per il pasto? Sì. Ah, ma si paga pure. La follia, ce la fai, siamo sempre lì, c'è il giudice. E anche vivo. Andiamo a fare il giudice, allora. Ciao. Cioè, io trovato, mi sono innamorato, Beppe. No, dopo ne parlo con loro. Tra l'altro, Beppe, qua dietro ci sono una marea di gambe che veramente sembra un negozio incredibile. Allora, grazie. Sai che non ho mai visto scena da parco, quindi... Io mi fermerei qua se... Elisa, vuoi tornare con me? Se puoi lasciare... Inizierei a essere geloso, Elisa, se puoi rientrare, grazie alla base. Grazie, allora io congederei Romina e Albano. Sì, grazie a te. Allora, signor Zeno, Beppe Braiba! Cosa? No, quello lavora con me, sono i miei occhiali. Ma ridete, ma siete messi veramente male. Allora, sono molto emozionato, lo dico perché tanta gente così non ce l'ho mai avuta davanti. Infatti c'è quel classico calore tipico dell'assemblea condominiale, diciamo. Grazie, dovresti lasciarle così, sai? Quando io sono qua tu accendi, quando io vado via tu spegni. Signore, prenditi il fonico subito. Allora, è un periodo di grande confusione questo in Italia, no? Ve ne siete accorti anche voi nonostante i problemi che avete, giusto? Ve ne siete accorti? Io ho iniziato il tour 2016 tempo fa in Liguria, ad Alassio, entro in questo bar di Alassio. Salve. Altre due un po' sedute dal diavolo. Vi sedete? Ah, stai così sedendo vicina all'uscita appena arrivano le suore. Bene. Cioè, ho iniziato il tour ad Alassio, in questo bar di Alassio il barista mi vede e... Prego. Ma è la prima che ti muove, dove cazzo basta ragazzi? La prima che si muove. Basta. Ah, è interessantissimo. Ma qua c'è selezione o fate entrare di tutto? Non riesco a capire, non c'è nulla normale. Diciamo che questo bar che Alassio il barista di vedi fa no, ma lo sai che mi assomiglia tantissimo a Beppe Braiba. E certo, sono io e lui, comunque identico. Cioè, l'altra settimana era una cena, non c'era di lavoro, si parlava anche di un argomento importante come la fecondazione assistita. Allora quello che era come al tavolo, quindi l'ho fatta sta domanda, scusi, io non ho capito, ma lei è favorevole o contrario alla fecondazione assistita? Lui mi ha risposto, dice, no, quando trombo io non voglio che mi assista nessuno. Bravi, chi capisce la battuta, aiuta le altre salme qua del teatro, in modo che ce la facciamo tutti quanti insieme a venire fuori. Quest'inverno, Grosseto, teatro, c'era il mio manifesto qua, io ero qua, stavo portando caffè. Arriva un genio, guarda il manifesto, poi guarda me, poi riguarda il manifesto, poi guarda me, poi gli è partita sta domanda, dice, cosa fai tu, canti?
E però faccio ridere. Ah, come mai? Canti male? A livello politico non vi dico neanche come siamo messi, perché lo sapete tutti, no? Io l'unico politico del quale posso parlare è quel politico grazie al quale mi sono comprato la casa, Silvio. Adesso Silvio è caduto leggermente in disgrazia, io però me lo voglio ricordare i tempi quelli in cui era felice, quel giorno che ero a casa, accendo il televisore e lo vedo con la bandana in testa, ve lo ricordate? Io quando l'ho visto con la bandana in testa ho pensato, cazzo, l'hanno operato il cervello. Poi ha iniziato a parlare e ho scoperto che l'operazione non era mica riuscita. Voi che ne capite di più, aiutate questi per piacere. Questa qui la faccio solo per voi, per questo settore. Il problema di noi italiani, non so se siete d'accordo, è che da una parte ci sentiamo furbi, dall'altra ci prendono per il culo tutti i popoli del mondo, siete d'accordo? Sì. E noi ti rispondiamo, non abbiamo la voglia di piangere. Speriamo sia finita in fretta sta serata, dobbiamo ritornare tutti negli occhi, e morire lentamente uno dopo l'altro. E secondo voi, voi che siete belli svegli, voi che siete belli, voi, qual è quel popolo che è arrivato in Italia, hanno aperto 230.000 attività, stanno per farci un pacco regalo maestoso, chi sono? I cinesi, io adesso vi faccio un calcolo che se volete allarmante, i cinesi sono più o meno 1 miliardo, non è vero, sono molti di più, ma per facilità di calcolo diciamo 1 miliardo, noi italiani siamo più o meno 60 milioni, se voi fate 1 miliardo diviso 60, ho una brutta notizia da darvi, fa 16,6 periodico. Questo vuol dire che noi abbiamo alle nostre spalle quasi 17 cinesi a testa pronti a mettercelo nel culo. La cosa che mi fa più paura è che periodico. Questo mi fa paura. Però noi non applaudite, non la conoscete la gioia voi. Non è... Lasciamo questo bel alore da camera ardente, è vero? Ne resterà soltanto uno stasera. E sarà il presentatore, pensa che sfiga stasera da qua. Il problema è che ci prendono per il culo dovunque, anche i grandi mezzi di informazione. Quante volte avete sentito la frase l'ha detto alla televisione come se fosse una verità assoluta, vero o no? Dai, lo faccio solo per voi, eterno riposo con la loro signore. Però anche qui noi abbiamo in Italia una televisione, dei programmi che ci prendono per degli imbecilli, siete d'accordo? Sì. Dai, tutti insieme a me, dai. Per mia colpa. Ma incredibile. Ma da dove arrivate voi? Ma non è un bel periodo, vero? Tre santi, uno vorrebbe stare a casa a piangere, viene a ascoltare perché ci sono i figli, gli amici, ma va pagando. Bruciassero tutti questi guardi. Sarebbe meglio, vero? Non puoi dirlo, ma lo pensi, vero? Il marito? A che cazzo c'hai i soldi? Avete presente? Sì o no? Quanti di voi onestamente vorrebbero prendere a schiaffi? Quanti? Ma ci credete che è così in tutta Italia? Mengacci sarebbe l'antistress per eccellenza. Uno dovrebbe avere un ingresso di casa propria su un comodino, ritorna dalla giornata di lavoro che ha le palle girate, apre la porta, lo vede, però non puoi perché è utile, alza l'autostima, più lo guardi e meno ti senti un cazzone tu, pensateci. Diamo tempo che la capiscano anche loro. Oggi in televisione hanno fatto vedere di tutto, no? Ve ne siete accorti anche voi lì nella clinica dove siete? Hanno fatto dei santi, poliziotti, medici, carabinieri. I carabinieri della televisione sono uguali a quelli che si vedono per la strada. L'unica differenza che c'è tra i due è che quelli della televisione sono doppiati in italiano. Ve la devo spiegare, vero? Perché molti di voi mi guardano e se non me la spieghi mi si stacca la vena qua. Siete stati fermati di recente dai carabinieri? Parlano in italiano con dei verbi che sono sconosciuti su
su questo pianeta. È una cosa di questo genere. Buonasera, quanto si è fatto il petto che mi è stato uscito dalla circonnavigazione? Lei mi deve stato dato a me il pagliolento, il maresciallo di cui dovremmo sequestrarmi nella macchina, sebbene non sappiamo di cui è un cui è Pimpi di Pettanusa, Pimpi di Pettanusa. Vero o no? Dai, spiega di nuovo, dai, dai. Fammi sì, va bene, ti fa il signore, il mio pastore. Oggi di telegiornali ce ne sono 7, i principali, per sapere delle notizie che a noi personalmente. Non ce ne può fare tipo, che in Inghilterra il principe Carlo ha compiuto 67 anni. 67 anni senza mai fare un cazzo. Non deve essere stato facile la vita per quello lì, eh. Ve lo immaginate a cena, dice scusi principe, scusi, mi passa il sale? No, io non ricordo, no. Questa l'avete capita voi, però mi fa piacere. Le notizie di cronaca, cosa ci interessa di sapere di un uomo che ha ammazzato la moglie per soldi? Un'informazione utile sarebbe sapere quanto vuole quello lì. Ma l'avete già capita davvero? Ma cosa succede? Sta facendo effetto la pastiglia, cosa mi succede? Io mi chiedo spesso, non so se anche voi avete questa curiosità, ma non credo stasera. Questa voglia di morire. Chissà come sono quelli che noi vediamo in televisione, come sono poi dal vivo. Cioè, avete questa curiosità? Non basta che andiamo a casa. Dobbiamo tornare tutti in clinica. Ci sono le suore che ci stanno aspettando con le pere cotte. Domani abbiamo le lastre, vero? Io me lo chiedo, Sgarbi dicono che sia antipatico, ma chi l'ha detto? Magari Sgarbi è uno che quando è a casa sua sta molto sulle sue, e solo quando è in pubblico sta su quelle degli altri. Che cacchio ne sa? C'è quella Di Pietro, io l'ho conosciuta ai tempi di Mani Pulite, ero così emozionato, non riuscivo a parlare, neanche lui riusciva a parlare, e non ero neanche emozionato. Ci prendiamo 20 minuti su questa. Col resto è la televisione, la tecnologia dovrebbe migliorarci la vita, non è così, sta per arrivare, vi passo sta chicca, guardate che è il vostro futuro, eh. Arriverà in Italia la videotomba. Avete sentito parlare della videotomba? Niente, niente. Qui a Cairo è solo dolore e lacrime. Arriverà nel 2019 e funzionerà così. Al posto della foto del defunto c'è un monitor. Tu lo tocchi e rivedi le scene più belle della vita del defunto. Come se fosse un film. Berlusconi ha saputo sta cosa, si sta facendo costruire una multisala. Noi tra i tanti problemi che abbiamo, ditemi se non si sentiva la mancanza, le metà con un idiota di Faenza dell'orologio della morte. Avete sentito parlare dell'orologio della morte? No. Tu l'hai sentito? Contavo molto su di te. Ma anch'io sono venuto e non bello, adesso mi sta venendo una malinconia. Allora, questo orologio funziona così. In questo orologio tu inserisci l'età, il sesso, il quoziente intellettivo, l'orologio della morte ti dice esattamente il giorno della tua morte. L'hanno fatto provare la Sant'Anché, hanno scoperto che è mancata nell'81. Perché Google insieme alla Apple farà uscire tra 5 anni la macchina che si guida interamente da sola. L'avete visto questa notizia, no? Voi lo sapete che cosa vuol dire questa notizia per un maschio italiano adulto da solo in macchina con le mani libere? Avete presente? La Sony ha fatto uscire il televisore con lo schermo che si arrotola come un foglio di carta, perché è fantastico, no? Tu vedi uomini e donne versione segno, hai presente? Spegni il televisore, la rotola e ti ci pulisci. Tra un po' noi vivremo tutti in una casa comandata interamente dalla voce. L'avete sentito questa notizia? No. Non niente. Ma noi abbiamo una voglia di farla finita, una voglia di farla. Cioè, praticamente noi entreremo in casa nostra, come ti chiami?
Mirko, entrare a casa tua e dirai un'altra voce, luce, parte la luce. Andrai in cucina e dirai caffè, parte la macchina di caffè. Andrai in bagno e dirai idro, parte l'idromassaggio. Andrai in camera da letto, vedrai il letto e dirai figa. Niente figa. Figa tu. E allora subito dopo dirai mano e torniamo all'antica. Dico da posto, se non è un'offesa. Quanti anni hai? 11. E quale stupefacente hai assunto stasera? Per capire che non la riconosca. È entrata tutta. No, comunque è bello, bello, poi magari mi dici dove la compri che ci mettiamo d'accordo. Forse un attimino che la facciamo salire, voglio fare una prova, vieni, vieni. Ecco. Vieni. Ciao, pregato. No, perché cantiamo tutti in italiano, quindi io ti faccio la prova, vieni qua. Forse ci arrivo. Tra l'altro hai 16 anni, io penso che sono nato come il tuo ginocchio. Vieni. Sei già pronto per sposarla? Sì, faccio l'altare io. Cioè, se tu riesci a dire questo nome, senza il passato ti do 50 euro. Cioè, guardate come si chiama la mia compa, scusi. Cioè, vai, il nome si chiama? Allora, il nome è Slavica. Ok, il nome. Vai. Slavceva. Questa è una macchina. Glielo dico in maniera da provare. Dai, cazzo, Slavceva. Ecco, Slavceva. No. Slavceva. Sono tutti lasciati lì. Non ancora, penso 6 anni e non. Quindi tutto l'AS non sa di voi. Grazie a Dio no. Se questo sono questi piani. Sono piani, ci mette. Poi ti prendi la camicia, ma io penso che più basso. Domani dovresti una figura di merda. Ecco, già ti dico. Per stasera mi hai detto facciamo presto. Peccato, perché ancora una decina di iscrizioni la ce l'avresti messa. Volentieri. Sì. Fatta una certa ora, diciamo, è l'una. Se volete venire dopo andiamo nella focaccia mia a mangiare la fuoco. Guarda, volete venire, ma purtroppo la fanno loro, quindi alle 5 la mangiava. Sì. Ma come ieri alle 5, il primo maggio 2017. Sì, certo. Posso fare una domanda? Che cazzo stiamo facendo? No, cos'è? La domanda recita? Io spoglio che stiamo salutando. Regaliamo un catetere al primo maggio. Lo mettiamo tanto quale serve, lo mettiamo. Bello. Grazie. Ciao, fatti un bacino, buona un attimo. Ciao, è stato davvero un piacere. Ciao ragazzi, grazie.